hard. Stay up, never land, and you never saw it. And wanna see me slow down, but I never done. So I'ma hit you with the shovel like I'm giving to ya. E ciao a tutti ragazzi, sono Dugente, ben ritrovati qui sul mio canale. Siamo qui signori, oggi, tornati con l'appuntamento settimanale del Serie A Prediction. E con l'ultimo Serie A Prediction dell'anno, dato che è l'ultima giornata di Serie A prima delle feste natalizie, dove ci abbotteremo tutti. Prima di partire con il pronostico, diamo un'occhiata a chi ha indovinato il risultato delle due partite dello scorso Serie A Prediction. Attenzione, incredibile, nessuno signori. Ebbene sì, incredibilmente nessuno è riuscito a pronosticare il 3-1 della Juve sulla Fiorentina e soprattutto l'improbabilissimo e impronosticabilissimo 0-0 tra Napoli e Roma, dato che anche tutti avevano pronosticato almeno la vittoria del Napoli e nessuno ha indovinato. Passiamo quindi al pronostico di questa 17esima giornata di campionato. Parliamo oggi di Inter-Lazio, il big match di questa giornata. Inter che nell'ultima giornata si è riconfermata in testa con la vittoria sull'Udinese per ben 4-0. Lazio che con Pioli ancora a rischio non è andata oltre l'1-1 con la Sampdoria. Entrambe comunque vengono dalla vittoria in Coppa Italia con i loro rispettivi avversari, l'Inter con il Cagliari e la Lazio con l'Udinese. Partiamo subito signori con i precedenti a San Siro, perché è Inter-Lazio. 72 i precedenti tra le due squadre, di cui 40 sono le vittorie dei nerazzurri, 24 i pareggi e soltanto in 8 occasioni la Lazio è riuscita a espugnare San Siro. 179 sono i gol totali messi a segno dalle due squadre nei 72 precedenti, di cui ben 142 sono segnati dall'Inter e i restanti 63 sono segnati dalla Lazio. Un dato significativo è che l'Inter in questi scontri ha mostrato la tendenza a segnare di più nei secondi 45 minuti, mentre la Lazio nei primi 45 minuti, quindi potrebbe essere una partita molto emozionante in questo senso. L'ultimo precedente, quello dello scorso anno, terminò 2-2 con Kovacic e Palacio che rimontarono i due gol di vantaggio di Felipe Anderson, che mise a segno una doppietta. In quel periodo Felipe Anderson era veramente una macchina da gol incredibile. Sale sulla sinistra Radu, lascia partire il cross, Felipe Anderson controlla e carica, Lazio in vantaggio. Lulic, molto buona questa sponda, è partito Felipe Anderson, Klose chiede palla al centro, Felipe Anderson, le sue finte, vuole caricare il destro, Felipe Anderson, fa tutto Felipe Anderson, è un gol fantastico. Zmanovic dentro di testa, ha liberato Parolo, al volo Kovacic, un gol da impazzire. Kovacic, tutto San Siro in piedi. Bonazzoli va col sinistro, dentro, palla per Palacio, si è sbloccato il Trenza. Capocannoniere attuale dell'Inter, Mauro Icardi, che è tornato in gol la scorsa giornata con una doppietta con 6 reti, mentre il capocannoniere della Lazio è Felipetto Anderson con 4 reti. La Lazio che non vince, pensate, da ben 7 giornate e che vincendo farebbe respirare sia la classifica che Stefano Pioli, che appunto come detto prima è abbastanza a rischio panchina. L'Inter che anche perdendo resterebbe prima, dato che ha 4 punti di distacco attualmente dal Napoli, e in caso in cui appunto l'Inter perdesse e il Napoli vincerebbe, comunque resterebbe su a più 1 rispetto al Napoli, ma comunque vincendo l'Inter darebbe un altro bello scossone a questo campionato che la vede sempre di più prima lì in classifica. Il mio pronostico signore per questa giornata, per questo big match di questa 17esima giornata, è di 1-0 dell'Inter. Perché dico questo? Dato che quest'anno l'Inter è abbastanza abbonata a questo risultato, anche se ultimamente ci sta regalando più di un gol a partita, però comunque penso che vinca 1-0, perché se vince 1-0 voglio i soldi. Bene, mi raccomando, commentate già qui sotto dicendo il vostro pronostico di oggi. Oggi l'ho fatto un po' più breve, almeno penso e spero, perché comunque mi avete detto di non dare troppe statistiche eccetera eccetera, altrimenti potrebbe risultare noioso un po' più avanti, però quindi sa fa. Dicevo, quindi mi raccomando, cominciate già da ora a commentare sotto scrivendo il vostro pronostico per questo big match, la 17esima giornata. Oggi non so parlare. E adesso andiamo in campo su FIFA a vedere la simulazione, appunto su FIFA. Eccoci qui signori alla simulazione FIFA appunto di Inter Lazio. Subito la formazione dell'Inter: 4-2-3-1 con Handanovic, Tejas, Murillo, Miranda, D'Ambrosio, Melo, Medel, Ljajic, Jovetic, Perisic, Cicce, vabbè, dietro Mauro Icardi, inquadrato in tanti tifosi dell'Inter. Ecco qui la formazione della Lazio, che dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 molto equilibrato, con Berisha, Radu, Mauricio, Edith, Basta, Candreva, Biglia, Parolo, Felipe Anderson, Klose e Matri, che è un po' l'uomo più in forma
dei biancocelesti, sta segnando praticamente solo lui. E inizia adesso Inter-Lazio, signori. Subito la Lazio in possesso palla con Basta che allarga per Felipe Anderson. Il cross di Felipe Anderson, D'Ambrosio mette in calcio d'angolo. Subito la Lazio in propensione offensiva. Intanto qui mostrano le statistiche per quanto riguarda la difesa. All'Inter la migliore difesa del campionato con 9 gol subiti soltanto, di cui 4 in una sola partita. Quindi ottime statistiche. Attenzione a Basta, la palla dentro, spazza via D'Ambrosio, poi la palla rimessa dentro, palo della Lazio, poi colpo di testa di Klose a porta vuota sulla ribattuta. Lazio in vantaggio con Miroslav Klose che esulta qui davanti alla telecamera. Il tiro di Paloro, oggi non so proprio parlare ragazzi, sbatte sulla traversa e Klose sulla ribattuta la mette dentro. Ora subito Jovetic, Felipe Melo, dentro per Icardi, Perisic, stop, tiro di Perisic, subito signori l'Inter pareggia, incredibile, un gran destro di Perisic che la mette giù sulla sponda di Mauro Icardi. Rivediamo, parte tutta Felipe Melo che scambia con Jovetic, scodella per Icardi che fa sponda per Perisic che di prima intenzione batte Berisha sul suo palo. Ora è l'Inter che ci crede con Icardi che allarga tutto per Jovetic, palla sul fondo, Inter adesso ci crede, ci crede. Infatti Ljajic la mette dentro, colpo di testa, butta sicura Felipe Melo a porta vuota, però fuori gioco. L'Inter adesso insiste, però l'ultima occasione del primo tempo è per la Lazio con Candreva che mette dentro un tiro cross molto pericoloso. La palla finisce oltre la traversa, fine primo tempo, risultato sull'1-1. Bella partita, molto equilibrata, anche se l'Inter ci ha creduto di più nel finale. Calcio d'angolo, cross in mezzo, Felipe Anderson ci prova, palla di 10 metri alta. Ancora Lazio con Basta che scambia con Candreva, ancora Basta, palla dentro, clone di testa, traversa, poi spazza via Murillo, incredibile traversa della Lazio. Ora Ljajic dall'altra parte, palla dentro, traversa di Jovetic, poi colpo di testa di Icardi, la palla sul fondo e finisce qui signori, finisce qui la sfida 1-1 tra Lazio, Inter e Lazio. Una partita molto 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 equilibrata, due traverse, una per parte, quindi finisce 1-1 tra Lazio, Inter e Lazio. Appunto oggi veramente non so proprio parlare, mi sento proprio ignorante. Inter e Lazio appunto 1-1, Perisic risponde al vantaggio di Miro Klose. Bene signori, anche per questo episodio del Serie A Prediction è tutto. Quindi il mio pronostico è di 1-0 per l'Inter, mentre il pronostico di FIFA è di 1-1. Vi ricordo di inserire il vostro pronostico appunto, come vi ho detto prima, qui sotto nei commenti. Arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio, l'anno prossimo, perché siamo agli sgoccioli signori, perché appunto come ho detto prima questo è l'ultima partita dell'anno della Serie A. Comunque dopo di questa giornata c'è la pausa natalizia, si riprende se non sbaglio alla Befana. Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto, se fosse così lasciate un mi piace, commentate, condividete, mi raccomando, passate alla pagina Facebook, al mio profilo Instagram, tutto sotto in descrizione. Il video è finito, gente, è tutto. Ciao, voglio!